Ciao, sono Serena Evangelista, laureata in Scienze della Mediazione Linguistica presso l'Università IS College di Campobasso. Ho un particolare interesse per quelle iniziative che contribuiscono alla tutela dell'ambiente limitando l'impatto ambientale. Vorrei per questo motivo conoscere meglio ReWare, che eroga servizi informatici volti all'allungamento del ciclo di vita dei prodotti elettronici ed informatici, prevenendo la produzione di questi rifiuti. È con noi oggi Nicolas Denis, co-founder di ReWare. Lo ringraziamo subito e gli chiediamo: il riuso è una delle nuove sfide per la sostenibilità. ReWare ormai da anni si cimenta con questa sfida. Come sta andando? ReWare sta andando bene, decisamente, considerando che nel primo anno di attività, nel 2013, facevamo qualche centinaio di computer rigenerato e per 60.000 euro di fatturato. Quest'anno, nel 2020, siamo arrivati quasi a 1 milione di fatturato e diversi 4.000-5.000 computer rigenerati. Il computer rigenerato è un prodotto adesso conosciuto non solo come un prodotto valido tecnicamente per le persone, ma come qualcosa che ha un significativo impatto positivo, diciamo, sull'ambiente. Avete iniziato pensando subito all'economia circolare o è stata una naturale evoluzione? Ci sono diverse fasi. Negli anni 90 lo facevamo da volontari all'interno di associazioni, collettivi, cooperazione internazionale. Il termine economia circolare era assolutamente inesistente, non era diffuso né niente, non lo conoscevamo neanche noi. Eravamo sicuramente, poi nel 2007 abbiamo fatto la prima cooperativa e aperto la nostra officina, motivati da questioni di natura ambientale, ma anche dalla lotta al digital divide. Problema che era molto più sentito prima perché fino alla fine degli anni 90 non tutte le case avevano computer o device, era anzi più della metà delle persone non aveva una connessione e via discorrendo. L'argomento digital divide si è un po' ridotto finché non c'è stata la pandemia che lo ha fatto emergere di nuovo, e la questione ambientalista per noi è diventata talmente centrale che nel 2013 abbiamo costituito una nuova cooperativa riconosciuta come impresa sociale nel campo della prevenzione ambientale. Quindi sì, c'è un legame molto stretto con l'economia circolare. Noi facevamo economia circolare prima di conoscerne il termine, diciamo in modo ante litteram, e poi nel momento in cui è esploso l'interesse per l'economia circolare, noi ci siamo ritrovati in modo naturale all'interno di tutti i circuiti che affrontano questo tipo di tematiche relative al consumo di risorse naturali e protezione dell'ambiente. Guardando al futuro, avete nuove sfide in cantiere? Sì, abbiamo sempre cose nuove in cantiere, la nostra cooperativa e la nostra attività cresce a una media del 20-30% all'anno, quindi significa assumere nuove persone che vengono a lavorare, significa trovare nuovi locali. All'inizio di quest'anno noi abbiamo preso un nuovo locale più grande, abbiamo un magazzino più grosso dove poter movimentare il materiale che lavoriamo. Prevediamo di lanciare nuove iniziative a settembre. Ci sono diverse iniziative di responsabilità sociale. Già noi ne abbiamo una in corso che si chiama Elettronica Solidale per dare computer alle scuole, una che serve a finanziare organizzazioni non profit che si chiama PC for Change, e lanceremo cose nuove sicuramente in autunno. A lungo termine, non nascondo che il nostro sogno un po' megalomane, ma neanche troppo, è di riuscire a costruire un impianto vero e proprio di rigenerazione di materiale informatico e di passare dalla modalità officina artigianale, dove attualmente siamo in 7 persone, a un capannone di piccole e medie dimensioni dove lavorano decine e decine di persone, come succede già in altri paesi europei, dove ci sono alcune aziende in Nord Europa che hanno anche diverse centinaia di dipendenti, però questo ovviamente è una cosa che potremo fare solo fra tanti anni, se le cose vanno bene sostanzialmente. Ringraziamo Nicolà per il suo tempo e a presto.